Grazie. Buongiorno a tutti, sono Federica Liberti della classe 4 S dell'Istituto Ipsia Fratelli Taddia di Cento e siamo qui per riflettere su un tema tanto importante quanto urgente come la violenza sulle donne. A questo proposito salutiamo e ringraziamo gli ospiti qui presenti. Sua Eccellenza Prefetto di Ferrara, Dottor Michele Tortora. Il Vice Sindaco di Cento, Mario Pedaci. Tenente Colonnello Carlo Pieroni, Comandante Provinciale Carabinieri di Ferrara. Assessore Comunale al Welfare Massimo Manderioli. Comandante Polizia Municipale del Comune di Cento Fabrizio Balderi. Presidente del Centro Donna Giustizia Paola Castagnotto. Psicologo e psicoterapeuta del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti CAM Nicola Corazzari. Dottoressa Antonella Grazia. E il preside dell'Istituto Ipsia Fratelli Taddia Andrea Sardini. Anche dell'ISIT. Come potete vedere, alle nostre spalle c'è un disegno che adesso la mia compagna vi illustrerà. Grazie, buongiorno a tutti, mi chiamo Federica e come diceva la mia compagna, alle nostre spalle c'è un disegno con una scritta, due pesi, stessa misura, una bilancia e due figure, una femminile e una maschile. La bilancia è stata disegnata così rigida nella forma per indicare la rigidità di pensiero nel nostro paese. E il colore nero è stato scelto appositamente per indicare i pregiudizi e gli stereotipi che opprimono la nostra società. Le due figure si trovano sullo stesso piano e sono state colorate di rosso per indicare il tormento che può star dietro ad una relazione violenta. Sappiamo che gli stereotipi generano disuguaglianze, emarginazione e anche violenza. Di conseguenza, gli stereotipi di genere portano a violenza di genere. Vi racconto il nostro percorso didattico, che abbiamo affrontato in alcune discipline come francese e psicologia, ed è iniziato a settembre, con la lettura del libro di Loredana Lipperini, L'ho uccisa perché l'amavo, falso, e con l'attivazione di un laboratorio che si è concluso con la realizzazione di magliette che abbiamo indossato per il 25 novembre 2013, che ricordiamo è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che sono queste che vedete indossare. Avremmo ancora qualcos'altro da sottoporvi, ma direi di lasciare prima spazio alle domande e agli interventi degli ospiti. Sì, io sono Noemi e frequento il quinto anno dell'indirizzo grafico dell'Istituto Fratelli Taddia. Innanzitutto volevo ringraziare le ragazze di quarta Z e comunque le classi che hanno partecipato all'organizzazione. Quarta S mi dicono, vabbè. Comunque tutte le classi in generale, perché credo che l'unico modo per parlare di una violenza sia usare una metodologia comunicativa semplice, diretta, perché parlare di una violenza bisogna abbandonare quei filtri, quelle censure che i media ci propinano tutte le volte, alle quali noi siamo oramai abituati, a parer mio. Volevo però rivolgermi a Sua Eccellenza il Prefetto di Ferrara chiedendogli se esiste o meno un protocollo o una struttura comunque di monitoraggio del problema. Grazie. In prefettura abbiamo subito colto l'esigenza di creare un momento di rete, creare una rete sul territorio che possa contribuire in qualche modo a analizzare il fenomeno e a studiare le misure per fronteggiarlo. Abbiamo promosso la stipula di un protocollo d'intesa
tra tutti gli attori che sono interessati a questo problema, quindi ci sono autorità sanitarie, dirigenti dell'ospedale di Ferrara insieme alla dirigente dell'ASL, ci sono ovviamente le forze dell'ordine che sono, ahimè, spesso e volentieri chiamate in occasione di eventi assai spiacevoli come quelli di cui si è parlato nel filmato precedente, ci sono i professionisti della sanità e dei servizi sociali in generale degli enti locali, ci sono gli esponenti delle associazioni di volontariato, per esempio il Centro Donna Giustizia fa parte di questo protocollo d'intesa. E che cosa fa il protocollo d'intesa? Sostanzialmente si è cercato di assegnare a ciascuno un compito in modo che ciascuno sapesse come comportarsi quando veniva in qualche modo, a qualsiasi titolo, chiamato ad intervenire per una faccenda di violenza di genere. Quindi le forze dell'ordine sanno come muoversi in presenza di chi viene da loro per fare una denuncia, e attivando servizi sociali, attivando servizi sanitari, attivando anche i supporti di carattere psicologico che spesso sono necessari in queste circostanze. Ovviamente lo stesso vale per tutti questi altri attori che ho citato, cioè se una donna va in ospedale per segnalare un caso di violenza fisica o sessuale, le autorità sanitarie sanno a chi si devono rivolgere anche per gli altri aspetti del problema. Insomma, in poche parole abbiamo cercato di creare un approccio di collaborazione tra tutte le istituzioni e tutti gli organismi sia istituzionali che del privato sociale, del terzo settore, che danno una grossa mano per dare delle risposte a chi si trova in difficoltà, perché spesso il problema della donna che è vittima di questi atti di violenza non è, anzi certamente, non spesso, sempre, non è soltanto un problema che può avere un approccio soltanto di carattere fisico, di carattere sanitario, ci sono delle conseguenze, ahimè, di carattere psicologico che spesso si trascinano per molto tempo, per cui l'approccio in queste circostanze non può essere limitato soltanto all'intervento sanitario, ma ci deve essere anche un sostegno di altra natura nei confronti della donna che è vittima del reato. Ecco, quindi questo si è cercato di fare ed è uno strumento che sta funzionando bene, così come sta funzionando bene anche un altro aspetto dell'intervento per prevenire queste forme di violenza, che è quello della formazione degli addetti ai lavori, perché non si può intervenire bene se non si è formati, e quindi sono state organizzate anche delle giornate di formazione, a cui partecipano anche qui tutti, forze dell'ordine, operatori sanitari, operatori dei servizi sociali, psicologi, operatori del terzo settore e quant'altro, giornate di formazione proprio intanto per conoscersi l'uno con l'altro, perché spesso attraverso la frequentazione di queste giornate di formazione si ha anche una conoscenza diretta che aiuta molto per chi deve intervenire poi in questi frangenti, e poi soprattutto queste occasioni servono per rafforzare una consapevolezza e diffondere una cultura che vada contro questi fenomeni qui. Credo che la giornata di oggi si iscriva anche in questo contesto, perché è una giornata che serve soprattutto per diffondere in generale una cultura che sia, come dire, interpretata da ciascuno di voi, sia fatta propria da ciascuno di voi, perché questa è la migliore prevenzione ai fenomeni. Noi potremo schierare centinaia di carabinieri sul territorio in più, ma il problema vero è che bisogna far passare nella testa delle persone il principio che la violenza, comunque sia e nei confronti di chiunque è rivolta e per qualunque motivo potesse essere causata, è comunque sbagliata. Se non passa questo messaggio, credo che noi faremo poca strada, malgrado gli sforzi che operiamo. Grazie. Io mi chiamo Anna, della terza S dell'Istituto Ipsia Fratelli Taddea di Cento, e la mia domanda è rivolta ai carabinieri. Qual è la prassi affinché le forze dell'ordine possano intervenire in caso di violenza sulle donne? La prassi è semplice. Chiaramente la vittima deve fare denuncia, ma io qui volevo anche aprire un piccolo... scusate, parlo a braccio, quindi voglio dire, qualche volta dovete pazientare, farò anche qualche ripetizione. Volevo... della denuncia. La denuncia vuol dire andare presso una caserma dei carabinieri, una stazione dei carabinieri, e raccontare quello, parlo della vittima, che è successo. E dopodiché si attiva
se c'è, come in questo caso, come ha detto appena il signor prefetto, c'è un protocollo d'intesa, quindi noi attiviamo un meccanismo per il quale la vittima, stiamo parlando della vittima, da una parte perseguiamo una strada di repressione, che è quella prevista dalla legge, dall'altra invece una strada di aiuto anche psicologico attraverso il meccanismo del protocollo d'intesa, per addivenire poi a una condanna, prima all'arresto eventualmente se c'è bisogno del reo e poi alla condanna sempre del colpevole. Io invece colgo l'occasione per sensibilizzare che non è che bisogna arrivare a chiudere la stalla quando i buoi sono fuggiti, chiedo scusa per l'esempio, voglio dire, e questo perché vedete questo problema della violenza di genere, poi in realtà c'è sempre stato, ora io vedendo questo filmato stavo così riflettendo tra me e me e mi ricordo quando ero ragazzo, avevo la vostra età, c'era comunque, non se ne parlava come adesso, ma c'era. Poi mi ricordo da giovane ufficiale, quindi quando ero tenente una ventina d'anni fa, parecchie, tantissime denunce per violenza sessuale, tra l'altro commessa nell'ambito della stessa famiglia, che ha difficoltà, siamo negli anni 90, tanto per fare un'evoluzione diciamo trentennale, tanto è la mia esperienza che mi viene in mente, per poi arrivare ad oggi dove insomma bene o male se ne parla anche in modo distorto, come voi avete evidenziato, talvolta viene passa un messaggio che non è. Però adesso e mi viene la riflessione, la domanda è, noi non stiamo solamente lì, stiamo anche per prevenire. L'attivazione può venire non necessariamente non solo dalla vittima, ma anche da altre persone, da vicini di casa. Allora, noi abbiamo come arma carabinieri, in questo abbiamo una peculiarità rispetto alle altre forze di polizia, che siamo distribuiti sul territorio, sostanzialmente in ogni comune sta una stazione, simpatici o antipatici ci stanno 4-5 carabinieri che comunque voi vedete che girano. Allora voi potete anche andare lì, bussare e parlare, noi non siamo solamente per ricevere la denuncia di furto, la denuncia di qualcosa, oppure per fare la contravvenzione al codice della strada, non è quello che ci interessa, quello per cui noi siamo sul territorio è per avere un contatto con le persone. Il contatto con le persone si evidenzia facendo rete, per usare un termine diciamo che va di moda in questo. Fare rete vuol dire scambiarsi le opinioni, vuol dire parlare fra le persone. E allora cercate di togliervi, mi riferisco soprattutto a voi che siete ragazzi, un po' lo stereotipo che presumo l'impressione che ho avuto venendo qui da un'altra parte d'Italia, che siamo visti come quelli che stanno solamente allo stadio là con il manganello e il casco, non è quello, le forze dell'ordine stanno per servire il cittadino, cioè stanno per risolvere, stanno per lavorare insieme al cittadino affinché quelle che sono le regole che regolano una società vengano rispettate. Quindi il coraggio, e qui faccio un'esortazione io, il coraggio che voi dovete prendere da domani è quello di entrare nelle caserme, di raccontare per prevenire, senza timore, non necessariamente per fare una denuncia in quanto vittima, ma dire guardi Marisha, vicino a casa mia tutte le sere sento delle liti, quello alza la voce, perché poi il maresciallo si interessa, l'insegna, vede, va a verificare, osserva. Io sto parlando in modo molto pratico, non sto facendo nozionismo o teoria, perché poi così si risolvono i problemi, perché noi anche d'ufficio possiamo apprendere una notizia e applicare la legge. Tra l'altro le ultime riforme di legge consentono una serie, non necessariamente l'arresto, la denuncia, ma si può passare attraverso anche dei provvedimenti, chiamiamoli amministrativi, insomma, che l'autorità di PS può dare a certi comportamenti. Però siccome noi non siamo sempre sul territorio, abbiamo bisogno anche di attivazioni, non abbiamo timore di venire e raccontare. E parlo anche della seconda parte, perché abbiamo parlato di femminicidio, io ho lavorato su qualche femminicidio che lì non era indicato, ma capisco, ce ne sono talmente tanti che credo anche il monitoraggio non sia stato facile. Bisogna poi, chi è testimone del femminicidio e comunque che viene chiamato, bisogna fare anche la seconda parte, quella di andare a testimoniare nell'aula di tribunale e di raccontare senza paura quello che uno ha visto, perché affinché il reo, il colpevole, vada poi in carcere, paghi la pena prevista, perché altrimenti il sistema di prevenzione va benissimo, va bene tutto, poi però se non riusciamo a mettere in carcere o a far condannare chi ha fatto un gesto del genere, non abbiamo, secondo me, raggiunto l'obiettivo. Sono Anna, delle quarta S dell'Istituto Ipsia Fraternità di Adicento. La mia domanda la volevo rivolgere al preside. Quando all'inizio dell'anno scolastico l'Istituto ha aderito al progetto, quali erano le sue aspettative? Grazie. Innanzitutto anch'io voglio fare prima un preambolo alla risposta. Innanzitutto mi devo complimentare con le nostre due intrattenitrici che sono molto spontanee e molto, molto brave.
Ovviamente devo ringraziare anche gli insegnanti, perché quando mi vennero a proporre il progetto non mi aspettavo certo che arrivassimo a questo punto, quindi sono rimasto anch'io piacevolmente sorpreso, perché veramente avete fatto, confezionato veramente un bel prodotto, soprattutto i filmati sono molto, molto toccanti, anche molto significativi, e molto, entrano proprio molto nel problema. Il problema della violenza penso che sia un problema che si porta dietro anche la nostra società moderna, la violenza in genere e la in generale la violenza di genere in particolare. È evidente che è un problema culturale di questo paese ed è un problema che si può sconfiggere partendo dalla scuola. E quindi benvengano questi momenti creati dalla scuola e questi momenti per poter discutere nella scuola di questi problemi. Quando avviene un caso di femminicidio, i media parlano di uomini accecati dalla gelosia e dall'amore, senza soffermarsi sul problema culturale che sta alla base di questo fenomeno. Ritiene sia possibile utilizzare i media per cambiare le cose e promuovere una riflessione più approfondita sul tema? No, sì, questa parte è una parte fondamentale. Ogni individuo è un soggetto sociale e la nostra società, attraverso la comunicazione di massa, incide su come la persona vive se stessa. E quindi se io parlo in seguito a un femminicidio di raptus, non attribuisco le responsabilità nel modo giusto. Se voi parlate con, e spero non vi capiti mai, con gli uomini che fanno violenza o che hanno ucciso delle donne, scoprite degli uomini assolutamente normali. La caratteristica dell'uomo maltrattante è la diversità tra il comportamento pubblico e il comportamento privato. Cioè non è un matto, non è un criminale come normalmente lo intendiamo. Cioè è un criminale perché fa un reato, ma non in modo così spudorato. La violenza che lui perpetra è una violenza all'interno delle mura domestiche, nella relazione di intimità, di fiducia. È una violenza che vive e vede solo sua moglie, che vede lui e che assistono i suoi figli, a cui assistono i suoi figli. Per cui, per farla breve, perché poi ci sarebbe tanto da dire, assolutamente se i media cominciassero a parlare in termini diversi, quindi di situazioni premeditate, non improvvisate, perché un uomo che si presenta al famoso ultimo appuntamento, dai, ci incontriamo per l'ultima volta, ti devo dire le ultime due cose, e si presenta con una pistola, non ha un raptus. E se scendiamo dalle situazioni meno gravi, fortunatamente, ma di semplice violenza domestica, tutti gli uomini inizialmente ci raccontano che hanno perso la testa, non sapevano cosa stavano dicendo, che la moglie con le sue parole l'ha mandato in confusione. Poi, standogli un po' sotto, scopri assieme a lui, e lui scopre assieme a te, il fatto che ha un obiettivo quando fa violenza, non è casuale. E l'obiettivo è quello di farla stare zitta, di fermarla, perché l'uomo maltrattante non sopporta il potere della parola della donna. Si sente insufficiente rispetto alla donna, da questo punto di vista, e dall'altra poi si sente autorizzato dai propri modelli di mascolinità a ripristinare una logica di potere rispetto a lei con la violenza fisica o con la paura. Per cui, per rispondere alla domanda, sì, assolutamente i media devono cambiare i propri termini che utilizzano, perché poi sono dei termini che chi fa violenza e chi subisce violenza utilizza nel proprio modo di vivere la violenza stessa. Ok. Mi chiamo Sara, frequento l'ultimo anno dei servizi sociali. Volevo fare una domanda al Centro Donne e Giustizia. Quali sono gli interventi che vengono attuati nei confronti delle donne che subiscono violenza? Comunque il Centro Donna Giustizia, nel progetto in particolar modo Uscire dalla violenza, perché poi ha un altro progetto che si chiama Oltre la strada, che lavora per l'uscita dalla prostituzione, per uscire contro la violenza, i cardini, perché qui chiaramente non abbiamo il tempo per descrivere, i cardini sono accoglienza, ascolto, ascolto non giudicante, accompagnamento ad uscire dalla violenza.
messa in sicurezza e subito messa in protezione delle donne. Questi sono un po' come vengono realizzati. Vengono realizzati attraverso strumenti diversi che vanno dalla consulenza legale alla consulenza psicologica, che vanno anche però dall'aiuto, le operatrici sono tutte operatrici, dico al femminile perché da noi non lavorano uomini, perché è un'associazione di promozione sociale, il Centro Donna Giustizia, composta solo di donne, ed è un po' una scelta dei centri antiviolenza che si riconoscono come noi nella rete nazionale Donne in Rete contro la Violenza, dei 65 centri nazionali, è quello di partire proprio da un percorso femminista. Cioè noi siamo convinte che non ci sia un problema di soltanto aiuto alle vittime, ma che ci sia un'azione che attraverso ovviamente il sostegno alle vittime va fatta di responsabilità pubblica sul tema della violenza, e questo passa attraverso l'idea che il pensiero, quindi delle donne, l'organizzazione delle donne, ovviamente ritiene che la violenza sia la forma più alta di discriminazione che colpisce oggi le donne, quindi la forma più estrema di discriminazione. Quindi il tema è, quindi il nostro lavoro è un lavoro sulle donne di ascolto, quando le donne ovviamente si rivolgono ascolto non giudicante, di accompagnamento perché possano uscire progressivamente dalla violenza. Guardate che i numeri sono importanti anche nella nostra provincia. Noi fra due giorni presenteremo il report 2013, il 7, e il nostro report di attività. Su 308 donne accolte nel 2013, 214 sono state le donne dentro al progetto Uscire dalla Violenza. 170, se non sbaglio, Monica, nuove, mi pare, rispetto a quelle che erano già seguite l'anno precedente. Guardate che stiamo parlando di donne che abitano nel nostro territorio. Quando io sono venuta, 100 è andato un pochino meglio, devo dire. Quindi vuol dire che certe azioni e la rete funziona. Perché due anni fa, quando io venni in consiglio comunale a 100 per il 25 novembre, è vero, te lo ricordi, e quando io dissi, guardate che non sto mica parlando di donne che abitano nel sud Italia, di donne straniere, sto parlando di 16 vostre concittadine di cui voi non sapete neanche l'esistenza, ma come voi il comune di Ferrara non le conoscete, quindi non sapete che si sono state prese in carico, che stanno avendo aiuti di vario tipo. Non lo sapete, ma non perché siete ottusi, ma perché non abbiamo ancora un sistema che mette, anche se il protocollo ci ha molto aiutato in questi anni, ma che è un sistema che mette in atto rapidamente tutte le risorse che possono portare la persona ad uscire dalla violenza e a non dover tenerla magari o nascosta o con il senso di colpa. Passi avanti ne abbiamo fatti tanti, 100 l'anno scorso, nel 2013 solo 5 donne del comune di 100. Quindi c'è un bel, quando intendo tutto il comune, un bel miglioramento, però ugualmente i numeri sono aumentati. Nel 2000, lo dicevate prima all'inizio, anche a Ferrara, quindi il problema non è fermo. Ovviamente quando le donne si rivolgono a un centro antiviolenza chiedono soprattutto che ci sia un'azione che noi speriamo e ci auguriamo diventi l'azione di tutto lo Stato, cioè chiedono solidarietà, chiedono aiuto e accompagnamento per mettersi in sicurezza e quindi per non dover temere anche per la propria vita, ma e chiedono anche che ci sia certezza poi per quelle che vogliono fare la denuncia del giudizio. Buongiorno, sono Eclas della classe quintesse e volevo rivolgermi alla dottoressa Antonella Grazia e volevo chiedere quanto è esposto nelle linee di indirizzo per l'accoglienza delle donne vittime della violenza, in che tempo sarà attivato e avete incontrato difficoltà? Noi giovani possiamo sperare che tutto venga attivato?
Come ricordato prima da Paola, che faceva parte di questo gruppo di lavoro, è stato un percorso complesso, perché non volevamo fare delle linee che restassero ferme nella carta. Siamo partiti da una regione dove, riferendomi anche prima all'esperienza portata dal vostro prefetto, in ogni provincia ci sono forme di accordi e modalità già strutturate, ma molto profondamente diverse. Volevamo invece essere certi che in qualunque territorio della nostra regione succedesse un reato di violenza, le vittime, perché come ricordato anche prima parliamo di violenze intrafamiliari, la maggior parte di queste donne, più del 70%, stando ai dati di monitoraggio delle case dei centri, hanno dei figli che spesso assistono alle violenze, quindi dovremmo sostituire quel termine la vittima con le vittime della violenza di genere, hanno diritto in qualunque punto della regione ad avere degli standard di riferimento. Sappiamo bene, riprendendo il tema della certezza del percorso processuale, che nelle prime ore di accoglienza nel pronto soccorso ci giochiamo con forza la validità di tutto il materiale di refertazione e repertazione sulla vittima. Una foto fatta da un operatore del pronto soccorso con un cellulare può essere distrutta in un'aula di tribunale, perché non ha quelle caratteristiche di pixel e quant'altro, non sono io un tecnico, ne fanno una prova certa. E quindi non possiamo tutti quanti accettare che temi così delicati siano lasciati ai singoli territori. Per questo la Regione si è impegnata insieme agli interlocutori del territorio, perché nessuno va avanti da solo, nel fare un processo comune. Le linee sono state approvate a fine dell'anno scorso, adesso purtroppo era il momento in cui volevamo portarle nei territori, ma ci siamo incrociati male con l'avvio dei comizi elettorali, dove i politici non possono partecipare con nome e cognome agli eventi pubblici, e invece la cabina di regia regionale, gli amministratori presenti, hanno chiesto con forza di essere una parte del processo che portava le linee di regia al territorio, giustamente, e quindi attendiamo il dopo ballottaggio per avviarlo nei singoli territori. E noi come funzionari continueremo a presidiare e ad essere a disposizione dei territori, perché le linee guida, oltre a una dichiarazione di rimessa in rete con standard regionali, chiedono poi anche da parte nostra un lavoro di aumento delle conoscenze. Sono Melania, della classe quinta S, e noi vorremmo chiedere al vice sindaco una sua riflessione su questa giornata. Grazie Melania della domanda, vi saluto tutti. Siete belli nella vostra esuberanza, siete belli nella vostra giovinezza, siete un patrimonio da proteggere e da valorizzare. Io comincio il breve intervento, come hanno fatto gli altri ospiti, da un punto di vista istituzionale. Vi porto i saluti del sindaco, che avrebbe voluto fortissimamente essere qui con voi e che invece è stato colpito da una malattia di stagione, che però ha sottovalutato nei giorni scorsi e lo ha portato a dover rinunciare a questa presenza. Ha chiesto a me di rappresentarlo e io sono qui con voi e lo faccio molto volentieri. Una giornata come questa è bella, fondamentale, importante, però non può essere la sola. Una giornata come questa è, mi auguro, l'inizio. I complimenti a voi, innanzitutto, alle scuole, a chiunque abbia portato a questo risultato, sono complimenti sinceri.
lo sprone a che questo possa essere l'inizio di un percorso di confronto con voi, diretto. Guardate ragazzi, qui a questo tavolo ci sono le istituzioni che hanno voluto essere presenti per un problema che riguarda voi, ma non solo, riguarda tutti. Quando noi parliamo di violenza, oggi parliamo di violenza di genere, ma quando parliamo di violenza parliamo di un delitto efferato, di un qualcosa di veramente tragico che distrugge le famiglie, che fa sì che la nostra vita cosiddetta normale si trasformi in un incubo. Ce ne sono tante di aspetti e tanti si dice adesso di declinazioni della violenza che uno di noi può subire. Quello che non cambia è la lotta che deve essere fatta perché questa violenza certo non accada, ma non bisogna mai sentirsi soli dopo una violenza. Nessuno di noi deve mai provare la solitudine. Qui è stato ben accennato, ce ne sono stati fatti alcuni esempi. Chiudo questo mio intervento ricordandovi che il Comune di Cento, ci sono le forze dell'ordine, i carabinieri sono sul nostro territorio, c'è la Polizia Municipale che ha anche dei progetti specifici e che ha un impegno di anni su questo argomento e sulle sue varie aspetti, con particolare riguardo alla violenza di genere, di cui oggi si parla. Ma c'è anche la scuola e il MA, scusatemi, potevo risparmiarmelo, perché forse c'è prima di tutto la scuola con i vostri insegnanti, che sono un riferimento, che devono poter essere coinvolto quando non si riesce a parlare con altri adulti. Io vi invito a meditare su questo tipo di immagine che oggi ho voluto darvi, un'immagine semplice che non vuole offendere le vostre intelligenze, ma vuole proteggere la vostra fisicità. Grazie. Ciao, sono Sara dell'Istituto Ipsia Fratelli Taddea, classe 4Z. Volevo fare una domanda ai vigili urbani. Con quale frequenza vengono allertati i vigili urbani per casi di violenza? Dunque, la frequenza direi che è abbastanza elevata, tenendo conto della realtà che viviamo. Nel 2013 circa 9-10 persone si sono rivolte al nostro ufficio, in particolar modo all'ispettore che segue questo particolare argomento, che è lo stalking o la violenza di genere. Già quest'anno abbiamo avuto alcune persone che sono comunque recate da noi per avere delle informazioni, quindi sono persone che comunque vengono, come dire, sottoposte ad una forma di attenzione. E questo è il risultato sicuramente anche di un impegno che già dal 2011, attraverso delle attività pubbliche, di incontri pubblici e nelle scuole, si è mano a mano così arricchita di contributi. E adesso poi all'interno del progetto che ha promosso questo evento, appunto, poi vedrà un ruolo preciso e determinante anche proprio nel creare questa rete, che è proprio anche il DNA della Polizia Locale nella Regione Emilia-Romagna, perché la Regione Emilia-Romagna ha ben chiara che la sicurezza e la prevenzione sono sicurezza integrata e sicurezza integrata, scusate, e quindi è un approccio non soltanto di repressione, ma è un approccio multidisciplinare dove la polizia locale ha un ruolo preciso e nello sviluppare dei progetti. Quindi questi sono un po' i numeri e anche al nostro interno ovviamente stiamo cercando di crescere anche attraverso il vostro aiuto. Grazie.
Salve, sono un insegnante dell'Istituto Taddea di Cento. La mia domanda è rivolta all'assessora al welfare del Comune. Ha già risposto in parte il vice sindaco, ma a rinforzo del suo intervento vorremmo sapere in particolare cosa ha fatto il nostro Comune e cosa pensa di poter ancora fare. Ecco. Innanzitutto lasciatemelo dire, avete fatto un ottimo lavoro e questo lo dico sinceramente perché capisco e conosco le potenzialità dei giovani e soprattutto della scuola. Scuola come fucina di idee, come laboratorio di iniziative come questa. Detto questo, oggi è anche la giornata istituita da Telefono Azzurro contro la pedofilia e contro anche la pedopornografia. Quindi siamo in un ambito molto ristretto che riguarda la persona. Il nostro comune si è appena spento della luce azzurra come indicazione dell'associazione Telefono Azzurro. Mi verrebbe da dire, e così faccio anche contento lo psicologo, che potremmo accendere questa sera una bella luce rosa nel comune. Ma questo fa parte anche di un gesto di sensibilizzazione, mentre a me è stato chiesto un gesto e una risposta concreta. Che cosa fa l'amministrazione? Innanzitutto l'amministrazione lavora ed è una maglia molto importante della rete che è qui presente, una rete che va al servizio delle persone fragili, perché molto spesso le vittime della violenza sono un anello molto debole e fragile della famiglia. La famiglia fa violenza sulla famiglia. Molto spesso troviamo questo fenomeno e per contrastarlo e per prevenirlo, io insisto molto sulla formazione degli operatori, sulle risorse che ci sono, ma vorrei insistere maggiormente anche sulla rottura di un silenzio, sulla rottura della vergogna di chi si sente violentato, abusato o maltrattato, perché molto spesso è questo il fenomeno che lo distingue o contraddistingue. I bambini in particolar modo tendono a proteggere la famiglia, ci tengono a proteggere il loro nucleo familiare perché hanno paura di essere allontanati da un sistema di protezione che non lo è più. E allora i servizi sociali, attraverso anche l'ausilio dei centri per le famiglie, guardo la dottoressa Grazia perché è il funzionario che alimenta le risorse finanziarie anche per sostenere i centri per le famiglie. I centri per le famiglie hanno operatori preparati a capire e contrastare questo fenomeno, ma hanno anche la formazione per cercare di recuperare i nuclei familiari, e questo è importante perché non si deve sempre solo intervenire chirurgicamente, allontanare il minore che non capisce nemmeno per quale motivo ha subito una violenza e viene allontanato lui dalla famiglia. C'è anche una possibilità di capire e di curare il problema. Quindi questo fanno i servizi sociali, con la tutela, la presa in carico dei minori e della famiglia attraverso e arrivando oltre, anche arrivando al tribunale dei minori, arrivando a quelle che sono le prescrizioni e soprattutto fare rispettare le prescrizioni, che sono gli incontri protetti, che sono la presa in carico e che sono anche molto spesso, nelle condizioni più gravi, la sospensione della potestà. Questo fa il comune, questo fa l'amministrazione insieme alla municipalità. Il nostro procuratore della Repubblica insiste molto sulla municipalità, soprattutto quando si allontana un minore.
quindi questi sono gli strumenti. Però anche io vorrei lasciarvi un compito, lo lascio soprattutto a Fiammetta, che conosco da anni, con la quale abbiamo lavorato tanto, per dare continuità a queste iniziative. Cercate anche di capire che cosa avete provato nel farle. Sviluppate questo tema, perché credo che la nostra società si stia abbandonando e allontanando da un percorso che è quello dell'affettività. Allora metteteci affetto, metteteci amore nelle cose che fate, soprattutto chiedetevi che cosa avete provato. Solo così si può continuare questo meraviglioso lavoro che avete iniziato. Insieme vogliamo rivolgerci a tutti voi presenti, istituzioni e studenti, perché speriamo che questo nostro lavoro non termini con oggi, ma magari ci veda insieme in una prossima iniziativa con date e modi da concordare in seguito, perché no, proprio in occasione del prossimo 25 novembre. Non era previsto, non lo sapevano, ma per ringraziarle del sostegno e dell'aiuto che ci hanno dato, abbiamo deciso di realizzare delle magliette come le nostre, che adesso vogliamo darvi. Grazie, grazie. Aspetta. Scusate. Io non vi devo dare il voto sul registro, però siete state bravissime, ve l'ho già detto anche la volta in cui ci siamo incontrate a scuola, e mi ha emozionato questo vostro lavoro, perché vuol dire che il lavoro che stiamo facendo come amministrazione, come Centro Donne e Giustizia, ci stiamo mettendo veramente tutto quello che abbiamo anche nel cuore, e devo dire che questo è un bellissimo risultato, forse uno dei primi, siamo sicuri ce ne saranno tanti altri, e quindi accogliamo sicuramente la vostra idea di fare qualche cosa per il 25 di novembre, anche perché vengono così bene, perché non farlo, e quindi assolutamente sì. E vi ringrazio veramente tantissimo anche della maglietta, ci tenevo e un po' ci speravo di averla. Abbiamo finito, grazie e a presto.